Chiesa, qui con Alessandro e Roblex, loro sono forti, stanno vincendo 3-0, avete avuto un paio di occasioni nel finale di primo tempo, divorate da Incarnato, errori anche individuali secondo me di Velotti che poteva fare qualcosina in più su qualche occasione, diciamo state un po' sulle gambe, la prima partita bisogna migliorare. Sì, come hai detto tu, è la prima partita, siamo un po' imballati, però la squadra avversaria comunque è degna di confrontarsi con noi, stanno meritando il vantaggio. Bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo a parlare con i giocatori. Ma tu preferisci punto esterno? Manu, o prossimo cagna. Eccolo, l'ho inquadrato e lui... Sì, sto parlando con lei. Buona flyer, partita diciamo positiva, il primo tempo molto positivo. Qualche sbavatura difensiva che si poteva evitare, però ci può stare la prima partita. 3-0, un mazza strepitoso, però c'è un Pippus che ha voglia di trovare la forma. No, assolutamente, voglia di mangiare adesso. Fame, no. Sbavature difensive non ne ho viste, onestamente. Infatti, non ho fatto nel finale, tiro. Proprio nel finale. Tiro a porta, l'unico tiro nel finale perché la difesa completamente l'abbiamo messa in panchina per farla un po' recuperare. Diciamo. Va benissimo, facciamo un primo tempo in bocca al lupo per il secondo. Crepi. Siamo in ricolenza, vabbè, ragazzi. Siamo qui nel finale di partita che si affrontarsi la Flyart contro l'All Blacks, partita terminata 5-1 per la Flyart. Siamo qui con Gennaro Iommelli, migliore in campo e MVP autore di una bellissima doppietta, Incarnato, migliore della squadra purtroppo la sconfitta. La prima giornata, un torneo per trovare la forma, qualche piccolo sprazzo si è visto di un vecchio All Blacks che ha partecipato ai nostri tornei. Bisogna mettere benzina nelle gambe perché ce n'è poca, lì in difesa anche Velotti, la difesa è stata un po' imprecisa, lì in avanti poche idee, diciamo un po' un bruso. Hai detto tutto tu. Non c'è niente da dire, no, per quanto riguarda questo è normale, il torneo è giusto che sia di allenamento perché non stiamo ancora bene fisicamente, siamo tornati tutte le vacanze un po' appesantiti e senza voglia. Però questo torneo ci fa bene per recuperare le idee e le forze. Va bene, si invoca al lupo per la prossima. Andiamo da Iommelli, prepartita con Pippus che diceva che è stata un po'... Era tutta una tattica, eravamo stanchi. Invece siete partiti alla grande, forti, pimpanti, avevate proprio secondo me una preparazione atletica positiva, forse l'entusiasmo della prima giornata. Diciamo che che siamo collaudati, essendo una squadra di giovani insieme da 3 anni, stasera pure io pensavo di essere un po' più in difficoltà, invece abbiamo giocato bene. Abbiamo fatto 5 gol, anzi pure 5 gol tutti di buona fattura. Esattamente. Però peccato per quel gol subito perché i primi 5-6 minuti della ripresa sono stati un po' calanti, poi vi siete ripresi dopo il gol subito, che avete visto la situazione. Diciamo che abbiamo passato questi 10 minuti un po' a vuoto, però poi dopo abbiamo concluso la partita. Ma diciamo che ci può stare. Ci può stare, se mi permetti di fare una dedica, voglio dedicare questi 2 gol a Federica che si trova a Barcellona. Federica, ti amo. E grazie a te ho fatto questi 2 gol. Va benissimo, complimenti. Ciao ragazzi.